In questo tutorial vedremo come realizzare un Passat rudimentale, ovviamente, che ci chieda volta per volta la somma degli ultimi due numeri visti e o ascoltati. Cominciamo, io lascio uno stage bianco. Quando clicco qui devo azzerare un po' di variabili che adesso vado a creare. Prima variabile risposte esatte, seconda variabile risposte errate, terza variabile numero attuale. Quarta variabile, numero precedente. Ok, possiamo anche mettere un tempo di esposizione e un tempo di bianco, un tempo in cui non avviene nulla. Ok, quindi il tempo di esposizione lo facciamo di un secondo. Il tempo di bianco lo facciamo a 0. 5. Ok, allora facciamo che parte subito il gioco. Dovremmo fare una schermata introduttiva e tutto, ma andiamo al sodo perché il tutorial è abbastanza lungo, quindi direi che conviene tagliare un po'. Allora, inviamo a tutti un messaggio. Iniziamo. Ok. Creiamo uno sprite con dei numeri, per fortuna abbiamo qui lettere che contiene anche numeri, che non contiene numeri, e allora facciamo così, ce lo disegniamo. Allora, questo mi permette anche di dare un aspetto più da carta da gioco, perché molti fanno il Passat con i numeri delle carte di 1, ad esempio. Quindi possiamo fare una cosa del genere mettendo al centro, ad esempio, un 1 gigante, ok, diamo un contorno di 1. Ok, così penso che possa andare bene. Lo duplichiamo e mettiamo i vari altri numeri. Ed Sketch anche intelligente che mi aggiorna il nome del costume. Ok, allora all'inizio del gioco il programma cosa fa? Mi mostra un numero, il numero attuale e basta. Mi cambia il numero attuale con il numero precedente e mi genera un nuovo numero attuale, ma questo soltanto dalla seconda volta. Quindi devo creare una variabile chiamata esposizioni che funziona così. Adesso arriviamo al gioco vero e proprio. Allora, quando clicco, ho cliccato sulla carta da gioco, ok? Allora, quando ricevo il messaggio, quando ho ricevuto iniziamo, devo fare questa cosa. Praticamente per sempre, ovviamente finché non fermo il gioco, ok. Se poi ovviamente metterò una condizione tipo se il numero di risposte esatte è 10, interrompo, ok. Quindi per sempre, se anzi, attendiamo un attimo, facciamo un attimo il bianco, quindi attendi opzioni.
Tempo di bianco. Bla bla bla. Tempo di bianco secondi. Aggiungiamo un costume. Ok, che lo mettiamo qui. Duplica, che è una carta bianca fondamentalmente. Quindi il costume 10 sarà una carta bianca e questa la mostriamo nel tempo di bianco. Quindi il costume della carta in questo momento. Aspetto. Passa al costume 10. Dopodiché, anzi, prima passa al costume 10, poi attendi il tempo di bianco. Adesso dobbiamo impostare il numero attuale. Ok, il numero attuale lo dobbiamo portare a 1 numero casuale tra 1 e 9 e dobbiamo assegnare il costume 9, il costume dato da questo numero alla carta, quindi passa al costume dato da numero attuale. Vediamo se funziona. Ah, e poi attendiamo ovviamente tot secondi per passare a quella successiva, ma in realtà poi questo verrà sostituito dalla domanda. Intanto comunque lo mettiamo. Allora, attendi tempo di esposizione secondi. Vediamo se funziona. Ok. Vedete, sta andando tutto bene. L'unica cosa, tempo di bianco non l'ho impostata bene, quindi adesso, ecco, adesso c'è anche il tempo di bianco. Adesso, cosa avevamo detto prima? Se il numero di esposizioni è maggiore di 1, quindi il numero di esposizioni deve aumentare sempre. Esposizioni deve aumentare sempre. Se è la prima volta, ovviamente non ha un numero precedente in cui portare il numero attuale, ma se il numero di esposizioni è maggiore di 1, prima di creare il nuovo numero attuale, mi deve portare numero precedente. Ok, al numero attuale. Questa cosa qui però io per sicurezza la inserisco in un controllo e dico se l'esposizione è maggiore di 1, maggiore o uguale a 1, o meglio strettamente maggiore di 0, quindi se non siamo alla prima esposizione porta numero precedente al numero attuale, quindi se esposizione è maggiore di 0 fai questa cosa qui. Adesso l'importante è che all'inizio del gioco ovviamente esposizione sia 0, altrimenti questa cosa qui non funziona. Vediamo se il numero attuale viene trasferito al numero precedente. Attenzione. Ok, vedete che il numero attuale diventa il numero precedente. Ok, adesso alla fine dell'esposizione ok, quindi io ho atteso il tempo di esposizione di tot secondi.
Prima di cambiare esposizioni, faccio un altro controllo e dico se. Se l'esposizione è maggiore di 0, quindi il numero di esposizioni è maggiore di 0, quindi se siamo già alla prima esposizione abbiamo già un numero precedente. C'è uno strumento interessantissimo in Scratch che si chiama Fai una domanda e attendi. Quindi sarebbe tipo qual è il numero? Ok, e attendi. Attendi che cosa? Attendi una risposta. La risposta noi la possiamo andare a valutare con questo operatore. Quindi se andiamo a prendere da qui. La risposta è uguale a che cosa? Al numero attuale più il numero precedente. Risposta esatta aumenta di 1. Altrimenti aumenta di 1 risposte errate. Vediamo se funziona. Allora, 3. 3. Ok, vedete qual è il numero? 3 più 3, 6. Confermiamo. Ok, 4 più 3, 7. Adesso vediamo perché non funziona la risposta. Ci evidenziamo la variabile risposta. Ok. Quindi in questo momento la risposta sarebbe 13. Ok, la risposta sarebbe 12. Ok, il motivo banalissimo è che ho messo porte esatte. Ok, scusa, un po' di stanchezza. Allora, porta cambia risposte esatte di 1, cambia risposte errate di 1. Ok, adesso dovremmo esserci. 2 più 7, 9. Ok, ovviamente mi sono ancora sbagliato. Adesso dovremmo esserci. Allora, 7 più 2, 9. Risposte esatte 1. 2 più 2, 7. Risposte errate aumenta di 1. 2 più 5, 7 è la risposta esatta, 5 più 4, 9. Cosa posso fare? Ovviamente posso togliere questo chiedi e mostrare semplicemente il prompt. Ripulisco un po' di roba, tolgo un po' di variabili, ovviamente queste aiutano, quindi lo teniamo. Poi possiamo mettere una sprite risposte esatte e risposte errate. Togliamo anche la risposta. Ok, e qui è il gioco finale. Adesso lo facciamo ripartire. 2 più 7, 9, 7 più 3, 10. Poi ovviamente possiamo mettere tutti i suoni che vogliamo, quindi qua sbaglio, vediamo se funziona. Ok, e poi mettiamo tutte le combinazioni possibili e immaginabili. Beh, il puzzle è stato creato, alla prossima.